Ma questo intervento è stato programmato, era stato programmato da tempo di fare un'ispezione prima della stagione balneare, indipendentemente dalle segnalazioni. Penso che sia una cosa normale, perché in questi tempi si aggravano queste situazioni di accampamento e cose varie. Come pensate di procedere nel luogo che abbiamo appena visto, perché c'è anche in effetti una piccola costruzione di proprietà privata? Adesso verificheremo di quelle che sono le proprietà, la società o il privato, e penso che adesso poi si farà un verbale di questa mattinata e si procederà come la legge o le procedure ci diranno. Però penso che non sia tanto questo il problema è preoccupante, che questa è una situazione che purtroppo possiamo dire che è costante e tende ad aumentare, quindi penso e mi auguro che magari anche chiunque possa vedere delle situazioni del genere, che le segnali o in comune o ai vigili urbani, in modo da poter intervenire e cercare di migliorare, perché toglierla completamente non penso, questo è il mio parere, ma penso che tutti voi viviamo questo momento di grande difficoltà, dove agli extracomunitari purtroppo oggi si aggiungono anche i nostri concittadini per una crisi che ci sta veramente distruggendo.